in questo momento, man mano, allora forza. Ecco, guardate quante persone coraggiose che ho vicino a me. C'è la signorina, va. Interviene ora la donna più votata tra le 22 liste. Aveva Maria Assunta per la lista Campania Idea Mediterranea. Amici e amiche di Grumolevano, innanzitutto sono onorata di salire per la prima volta su questo palco e soprattutto sono onorata di farlo al fianco del dottor Alessandro Grimaldi e di tutta la sua coalizione. Persone pulite, trasparenti, oneste e competenti, persone che servono a questa città. Innanzitutto vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno votato e che mi hanno sostenuto in questa candidatura. E un grazie particolare va ad Alessandro Grimaldi, che ha dato fiducia a noi giovani, come testimoniano comunque tutte le candidature giovanili che abbiamo visto nelle nostre liste. E questa è stata una fiducia ben riposta, visto il contributo fattivo che noi giovani siamo stati in grado di dare a questa campagna elettorale. E questo significa anche che voi grumesi credete nelle potenzialità giovanili, credete nell'innovamento e credete in Alessandro Grimaldi. Il nostro impegno tuttavia non finisce qui. Dobbiamo andare avanti, questa nostra città deve uscire fuori da quell'isolamento cui l'hanno condannata la classe politica precedente. Una classe politica fondata sull'affarismo, sugli interessi personali e su una politica prettamente anacronistica. Vogliamo questa città, sull'esempio dei patrioti grumesi come Domenico Cirillo, riesca ad opporsi a quelle forme di governo che riducevano la sudditanza al popolo e riprenda la propria autonomia e si integri nel territorio. Brava. Un'integrazione che inizi dal dialogo con le amministrazioni dei comuni limitrofi, che favorisca il rifiorire delle attività commerciali attraverso la redazione di un piano che trasformi il tessuto urbano in un centro commerciale naturale, in sinergia con le attività commerciali del territorio, cogliendo alcune opportunità come l'area dei piani di insediamento produttivo, detta PIP di Frattamaggiore, che confina con Via Dante. Questo infatti consentirebbe comunque di creare nuove opportunità di lavoro. Vogliamo che il ruolo della famiglia sia centrale nel nostro progetto di governo, aiutando soprattutto le donne lavoratrici dibattute tra la cura dei figli attraverso la costituzione di servizi quali asilo nido comunale e assistenza domiciliare per gli anziani. Vogliamo che le politiche sociali non diventino, come ha fatto la sinistra, un ambito per l'assistenzialismo e gli sprechi, ma un'azione che migliori la vivibilità della nostra città, con la formazione di spazi riservati alla comunicazione giovanile e alle attività sportive. Vogliamo che vengano liberate risorse per la formazione, l'unica arma per consentire a noi giovani di competere in un mondo sempre più globalizzato. Tutto questo noi vogliamo, ma non lo chiediamo soltanto. Vogliamo anche noi contribuire a costruire questa nuova realtà appoggiando il progetto politico-amministrativo del dottor Alessandro Grimaldi, perché lo riteniamo più vicino a queste esigenze di rinnovamento e di crescita per la nostra città. Se questo è quello che noi vogliamo, allora non ci resta che adoperare l'unico mezzo che la democrazia ci concede, il voto, e tornare alle urne per il ballottaggio votando l'unica vera proposta in campo, il dottor Alessandro Grimaldi, sindaco di Grumolevano. Grazie.